Facendo i nostri eroi. Com'è stato il viaggio? Allora, il viaggio è stato molto bello, però sono stati degli impezzamenti. Queste durante il viaggio. Della GP. Tutto a posto? Negli occhi. Oggi cosa facciamo a Firenze? Oggi cosa fate a Firenze? Sì, dobbiamo andare a vedere un museo. Oggi ci abbiamo la presentazione. La presentazione, andiamo in albergo. Poi stasera si sboccia. Sì, sì. Ma anche solo l'auto. Oh, vieni che devi parlare del vlog. Questo qua è il nostro vlog. Sentite un rumore tipo? Sì, sì. È tipo una macchina, credo. Saremo l'attaccante dell'Etrusca. Diego Rizzoli, cosa ne pensi di questa stagione che è appena finita? Quanti gol in campionato? 13-14, ha perso il conto, da quanti sono? Viva YouTube Italia! Nicolasi Mattia. Grazie. Cosa ci vuole dire di questa stagione più bella? Dai, stiamo facendo bene, vediamo, sono emozionato. E questo torneo cosa ne pensi? Ma dai, spero che vada bene, almeno 2-3 gol li segniamo. Ah, il terzo portiere, il terzo portiere. Luca Ferriera, cosa ci vuole dire di questa prima parte di stagione? Non ti aspettare di calcio così tanto? Penso di sì. È forte? Ah, questo non lo giudico io, ma lo giudico. Allora, vengo io, giudico io. Allora, Farina Luca è un ottimo portiere nei tuffi in piscina, però. Intervistiamo pure il mister. La prima parte di stagione. La prima parte di stagione purtroppo ci ha visto leggermente in difficoltà per quanto riguarda la fase difensiva, che non è stata interpretata a dovere. Chiediamo alla squadra cosa ne pensa. C'è di meglio. Ma è una squadra un po' arrapata questa. Mi sembra un po' di. Stasera lei vorrebbe dormire? Vorrei. Noi no. Okay, noi no. Rosso se lo puoi inquadrare perché è diventato rosso. Cioè, è diventato rosso. Il rosso che è diventato rosso. Ecco, intervistiamo il nuovo centrocampista centrale della ex Spal. Com'è stato questo approccio con la nuova squadra? Meno male che c'era Diego Rizzoli. Che ci fosse Diego Rizzoli. Che ci fosse? Sì, che ci fosse. Meno male che ci fosse Diego Rizzoli. Un'intervista che serve. Mio, ha piaciuto la squadra. Sarebbe stato difficoltoso. Cosa ne pensi di questa squadra? Il centrocampo insieme a Don Poletti e Tommaso Cia va alla grande. Don Poletti è veramente fantastico, vallo a intervistare. E ricordiamo, Filippo Verveglieri è qui a Firenze per due scopi: il primo, andare a giocare a calcio; il secondo qual è? Il secondo, andare a Fiorentina. Don Andrea Spoletti, eccolo. Siamo nel dentro di questa prima partita, Gerry. Diciamo, ha cacciato due bestemmie, che gol! Sono molto contento della prestazione di questa squadra. Volevo ringraziare tutti i nostri bomber, tra cui Luca Farina, e il divino Bandi. Adesso intervistiamo sostituto di lusso. Sostituto di lusso. Cosa ne pensi di questa prima parte di stagione? Soddisfatto, sì. Per le house familiari. Precisamente. Al numero di una. Ci vega.
Atletici. Sono compagni. Cosa ne pensi di sconfiggere contro Bologna? Beh, diciamo che all'inizio siamo stati bravi, poi dopo non ci abbiamo più creduto. Ecco lui, uno dei sostituti, ma anche dei titolari quest'anno. Quanto ha giocato quest'anno? Ah, ho giocato più dell'anno scorso. Perché c'è Zach, c'è Zach. Dov'è Zach? Dov'è Zach che vado a intervistare? Dovremmo fare un torneo. Guarda Firenze, tutta linea. Siete più grandi, Farina, così faccio. Oh, già che importa. Farina importa. Dobbiamo andare a mangiare, raga. Don't stop me, I'll start that fire. We got to make you higher. Don't stop me, I'll start that fire. We got to make you higher. Don't stop me, I'll start that fire. Non siamo mica venuti a farci compatire. È finita. Squadra, sono giovanissimi dell'Etrusca. Siete carichi? Carichi, raga, dai, dai. 1, 2, 3. Forza Etrusca! Buon divertimento. Via questi già impostatissimi, bravi ragazzi, bocca al lupo per il torneo.